tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vediamo come realizzare questo pull sofficissimo che io ho chiamato Tentazioni d'autunno, ovviamente per via di questi colori autunnali fantastici che ho utilizzato per la lavorazione. È un progetto molto molto semplice, adattissimo a chi vuole approcciarsi delle prime armi con i ferri circolari. La lavorazione proprio è basica, non è niente, non c'è nulla di difficile se mi seguirete passo passo, e vi darà tanta soddisfazione perché potrete realizzare un maglioncino semplice, però con l'alternanza di questi colori e filati molto pregiati potrete ottenere un pull veramente molto molto bello. Vediamo ora che cosa serve per realizzare questo maglioncino. Io ho bisogno di punte corte del numero 4 con cui andrò a realizzare i miei polsini e il mio collo, quindi le punte del 4 mi farò i miei polsini della maglia e il collo, e sono corte. E poi ho bisogno di punte invece normali, quelle lunghe, insomma quelle normali, del numero 4,5 per lavorare il corpo della maglia. Poi, se voglio anche prendere le punte corte del 4,5 per lavorare le maniche, che così lavorando circolarmente con i cavetti piccoli sono più comode quelle corte. E poi ho bisogno di cavetti per ferri circolari, vedete, perché poi ai cavetti io vado ad attaccare le mie punte in questo modo, come abbiamo visto per il cardigan Emerald. Vedete, qui c'è l'attacco a vite e io su ogni cavetto posso attaccare e staccare le mie punte. Io i cavi, di cavi ne ho per tutti i gusti. Allora, sicuramente vi serviranno quelli da 40 cm. 40 significa che la lunghezza del cavetto non è 40 cm, è 40 con i cavi montati, diciamo con i cavi classici normali, con le punte quindi su. E quelli da 40, vedete, mi servono, me ne servono due per lavorare le mie maniche, e sono comodi per mettere i punti delle maniche poi in sospensione. Io qui in casa ho sia quelli da 40, quelli da 60, perché mano a mano che la lavorazione cresce io poi me la vado a spostare appunto nei cavetti più lunghi, poi da 80, da 1 metro e da 1,5 metri. Questo perché? Perché il cavetto da 1,5 metri, che è gigantesco, mi permette poi di indossare il maglione e di provarlo lungo tutta la circonferenza, e quindi posso testare la vestibilità della maglia, e soprattutto posso decidere in che punto creato i miei raglan, e sono sufficienti i miei raglan sono sufficienti per andare a chiudere gli scalfi sul sottobraccio. Nei cavetti trovate sempre dentro dei tappi per fermare appunto i punti quando togliete i ferri, e poi delle chiavette, che sono quelle che vanno inserite nel forellino del ferro per cambiarli, per cambiare appunto di volta in volta. Qui sono nel cavetto. Sono nel cavetto, vedete i forellini che poi noi andremo a girare, una chiavetta che andrà a stringere la mia punta sul cavetto. Poi ho bisogno di un ago da lana, un paio di forbici, e poi ho bisogno di alcuni marker, o se non li avete vanno anche bene dei fili colorati. Se uso i marker, allora 4 dello stesso colore e uno di un colore diverso. Quello del colore diverso mi andrà ad indicare l'inizio della mia lavorazione, mentre i 4 sono quelli che io userò per segnare i punti dei raglan, e dove appunto andrò ad fare poi i miei aumenti nel modo in cui vedremo. Vediamo ora i filati che servono per realizzare il nostro pull. Servono 3 gomitoli del color marrone. Io ho usato
per questo maglione il mohair del Kid Silk Drop. Lo trovo fantastico, l'ho usato per tantissimi progetti, è un filato di cui io sono innamorata e trovo che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo. È molto morbido, vi ho anche detto per la realizzazione del cardigan Emerald e non punge. Quindi tre gomitoli del Kid Silk marrone, questo colore bellissimo cioccolata, poi due di questo colore beige, due del colore ruggine e poi vi serviranno due gomitoli invece sempre del Lace Drop di questo color marron glacé e una mattassina di Malabrigo Lace. Io ho usato questa, il colore 18 Applewood, che si sposa benissimo con il color ruggine. E poi vi servirà del filato dorato. Io avevo in casa questo dell'Illumina della DMC che avevo preso tanto tempo fa, però insomma va bene anche un filato sottile, un glitter, comunque uno spessore molto molto sottile, diciamo un titolo 8, ecco per intenderci, come se fosse lo spessore di un cotone titolo 8, perché poi noi questi filati qui andremo ad abbinarli al mohair, vediamo come. Allora, io ho iniziato la lavorazione, vedete per il collo, con il marrone ed ho abbinato il color marrone al marron glacé, quindi ho lavorato un filo di Kid Silk Mohair e un filo di questo lace assieme per il collo. Dopodiché, che cosa ho fatto? Finito di lavorare il collo, ho abbandonato il color marrone e ho lavorato il beige sempre abbinato al lace, ottenendo questa sfumatura qui. Vedete da solo com'è più chiaro e invece la lavorazione binata come ha preso un tono diverso. E quindi ho lavorato una prima fascia di colore con questi due filati assieme. Poi ho abbandonato questo, quindi ho ottenuto il mohair e l'ho binato al color dorato per creare le righe di contrasto in questo modo e quindi dare questo colore oro antico che avevo scelto. Poi ho lasciato questi due filati e ho ripreso per la fascia marrone di nuovo il Kid Silk marrone con il lace, li ho abbinati assieme, ho lavorato un'altra fascia di colore. Finita la fascia di Kid Silk marrone, ho abbinato di nuovo questi due per realizzare la fascia dorata. Dopodiché ho unito il Kid Silk ruggine con il lace sfumato che io adoro molto e quindi ho creato questa tonalità color ruggine leggermente sfumata. Poi ho inserito di nuovo il beige con l'oro per creare la riga. Ho tenuto il beige e ho rimesso il colore lace, questo qui che mi era caduto, per creare appunto l'ultima fascia di beige e poi ho terminato con il marrone e il lace per il bordino finale. In descrizione, ad ogni modo, sotto al video vi lascio tutte le quantità e i colori di riferimento, ma il bello è che voi potete giocare con i colori che più vi piacciono e scatenare la vostra fantasia. Ora vediamo come sviluppare la lavorazione del pull. Sono partita dal collo. Ho lavorato il bordo a coste 1 a 1 creando un colletto alto 8 cm che poi ho ripiegato su se stesso. Vedete, questo è comunque un prototipo. Quindi è un bordo lavorato per 8 cm che poi ho ripiegato e successivamente cucito. Dopodiché, una volta che ho terminato il collo, ho lavorato ancora un giro con le maglie iniziali e poi ho distribuito i miei raglan per creare le linee degli aumenti, quindi davanti e anche sulla parte dietro. Ho lavorato mano a mano sviluppando gli aumenti sulle linee del raglan e il maglione un po' alla volta si è ampliato e ho lavorato con delle fasce di colore. Ogni fascia misura 11 cm per questa taglia M. Ho lavorato quindi 11 cm del color beige. Ho sempre inserito due righe di stacco con il colore dorato, come vi ho indicato prima,
Poi ho lavorato 11 cm con il colore marrone, la riga di stacco con il dorato, altri 11 cm con il colore ruggine, la riga di stacco, 11 cm con il beige e poi 4 cm di fascetta finale. 11 cm per me corrispondono all'incirca a 27 giri di lavorazione per una taglia M. E il pull, come avete visto dalle foto, non è lungo, insomma, viene giusto a metà vita, scalda il quanto basta, quindi è bello anche portabile con dei pantaloni a vita alta e larghi. Poi, insomma, vedete voi, queste sono delle scelte, delle valutazioni che dovete fare. Allora, mano a mano, appunto, che io ho sviluppato la mia lavorazione, ad un certo punto sono arrivata, provando il mio maglione, cosa che vi consiglio vivamente di fare, sono arrivata al punto in cui ho deciso, dopo 25 cm di diagonale, di chiudere i miei scalfi per sul sottobraccio, e poi vi farò vedere passo passo tutto come fare. E quindi ho messo in sospeso le mie maniche utilizzando i cavetti più piccolini oppure un filo di scarto, se volete, è indifferente. Quindi con il cavettino più piccolo mettete in sospeso le maniche con i tappi. Dopodiché ho lavorato il mio corpo per le maglie così come si presentavano, senza fare diminuzioni, dritto fino alla fine. E poi ho cambiato naturalmente la lavorazione, come vi ho detto, del collo, dei polsini e della parte finale del bordo, della base della maglia. Li ho lavorati con i ferri del numero 4, il corpo centrale e le maniche con i ferri, con le punte del numero 4,5, quindi nessun tipo di diminuzione, la lavorazione cade dritta, perché comunque il pull non veste aderente, veste però il morbido quanto basta, e quindi non necessita, secondo me, di fare delle diminuzioni. Se doveste utilizzare un altro tipo di filato, il campione che vi do su 10 cm è questo. Io ho 20 maglie in un campione di 10x10 cm lavorando 22 ferri. Ora vediamo un po' come sviluppare il maglione con le maglie di partenza iniziali per tutte le taglie. Quindi, come abbiamo visto, allora punte mi servono del 4 e del 4,5, meglio se le avete sia corte che lunghe, e i cavetti da 40, 60, 80, 100, 150, è sempre meglio averli in casa tutti, io ve li consiglio vivamente. E assolutamente quelli da 40 non possono mancare per le maniche e anche per il collo, per la lavorazione del collo. Allora, io ho sviluppato in questo progetto la taglia M, che secondo me può vestire anche una S tranquillamente abbondante. Comunque ho iniziato la lavorazione montando 88 maglie di base, lavorando a coste una a una, un dritto a un rovescio. Come avete visto, ho lavorato per 8 cm e poi ho ripiegato. Una volta finito di lavorare il nostro collo, vi do ora le misure per ogni taglia, cioè vi do i vari punti, dove le varie maglie dove applicare i vostri marker. Vedete, i marker li metterete in 4 punti affinché si sviluppino, affinché noi sviluppiamo poi gli aumenti per creare le righe dei raglan. E quindi avremo i 4 segnapunti dello stesso colore nei raglan. E questo è il giro d'inizio, praticamente, quindi ci troveremo qui, e questi marker saranno quelli nella parte davanti e questi due nella parte dietro, per intenderci. Quindi, una volta sviluppato il mio collo, il mio collettino, il mio bordo del collettino, mi troverò con i ferri che avranno soltanto un marker e andrò a fare che cosa? Per la taglia XS andrò a mettere un marker, questo è il marker di inizio, quindi quello della lavorazione iniziale, di inizio giro, quindi andrò a lavorare le prime 14 maglie, andrò a mettere un marker. Questo è il dietro del maglione, la parte dietro, la metà del maglione. Andrò a mettere un marker. 12 maglie per le maniche metterò un marker, il davanti 28, 14 e 14, noi abbiamo davanti e dietro sempre il numero di stesse maglie. Metterò poi il mio marker, 12 maglie per l'altra
spalla e metterò il mio marker, quindi i miei 4 marche, e avrò e monterò appunto per iniziare il mio collo 80 maglie. Per una taglia S vado a montare 84 maglie di base, lavorati i miei 8 cm del collo, distribuisco le maglie in questo modo. Siccome qui ne ho 29 e 13, 13, qui nel marker di inizio giro non posso fare la metà esatta, no? Naturalmente di 29, quindi ne lascerò 15 da una parte e 14 dall'altra perché ho un numero dispari, il totale fa sempre 29 e le 13 maglie sulle spalle. Nel mio caso l'ho sviluppato una M, quindi ho montato 88 maglie e dal giro del marker dove inizio a fare gli aumenti ho contato 15 maglie, ho posizionato il marker viola, 14 per le spalle, 30 per il davanti, 14 per le spalle e altri 15 per la parte del dietro. E così via, ho fatto anche per le altre taglie. Per una L se ne monteranno 92 e quando sarà il momento di mettere i marker si suddivideranno in questo modo: 31 per la parte davanti, 15 per le maniche e qui ho il centro 16 e 15 che in totale fa 31. Per la XL in quest'altro modo, 96 maglie che vado a dividere 32 per la parte del dietro, del davanti, 16 e 16 quel marker di inizio giro e 16 e 16 per le spalle. Ora io vi ho dato i centimetri di lavorazione della diagonale della mia maglia che ho lavorato per 25 per le taglie XS, lo proverete con il cavetto da 150 e andate a vedere voi quando è il momento che vi trovate un po' sotto l'ascella, naturalmente lasciando 2-3 cm in più di lavorazione e poi ad andare a chiudere. Nel mio caso l'ho lavorato per 25 cm, non fatelo tirato sotto l'ascella, ma lavorate appunto un paio di centimetri perché poi le spalle e le braccia si devono muovere, quindi non deve essere mai appunto tirato il maglione, deve essere comodo, morbido ed eventualmente lo posizionate sopra una maglia che già possedete. Stessa cosa per le taglie L, XL, anche perché qualcuno appunto può avere un seno abbondante, ognuno di noi ha le proprie misure, la propria fisicità. E quindi insomma è importante testare la lavorazione provando la strada facendo. Detto questo, spero di non essermi dimenticata di nulla, iniziamo il nostro progetto. Iniziamo il nostro progetto prendendo i due filati, il kid silk marrone e il lace marron glacé, che andremo ad unire. Quindi lavoreremo con questi due filati assieme, ci serviranno i due filati e poi le punte del numero 4 per lavorare il nostro collo e il cavetto della circonferenza più piccola, il cavo da 40. 40 si intende tutta la lunghezza dalla punta di un ferro alla punta dell'altro. Il cavetto, se lo misuriamo, non è di 40 cm, ma quando lo acquistate è il cavetto da 40. 40 si intende tutta la lunghezza da una punta all'altra con il cavetto. Quindi prendiamo il nostro filo. Dobbiamo avviare nel mio caso 88 maglie, quindi all'incirca faccio passare il filo come abbiamo visto per il cardigan Emerald, abbiamo già visto appunto come avviare le maglie, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e tengo un pezzettino in più perché devo andare ad avviare 88 maglie, quindi ho fatto il calcolo circa 90. Faccio il mio cappietto, prendo la punta del ferro, inserisco così la prima maglia, tengo il filato, quello con la codina davanti a me e quello dei gomitoli dietro, prendo il filo tra pollice e indice e inizio a montare le maglie in questo modo o nel metodo che conoscete. L'avvio delle maglie deve essere morbido. Ci vediamo alla fine delle 88 maglie. Una volta avviate le mie 88 maglie, controllo che siano tutte ben allineate lungo il mio ferro e che non ci siano delle torsioni di questo tipo, vedete che non si vada ad attorcigliare, devono essere tutte belle dritte. A questo punto avvio una maglia, metto il mio marker
che appunto delimita la suddivisione del lavoro nella circonferenza, vado ad avviare una maglia in più in questo modo, prendo il ferro di sinistra e passo la prima maglia nel ferro di sinistra in questo modo, tiro la codina che ho davanti a me. E che cosa faccio? Lavoro le prime due maglie assieme, quindi quella che ho passato e la prima maglia, a dritto in questo modo. Prendo la codina davanti a me e la tiro ben stretta, ho unito così il mio lavoro in tondo. Ora, siccome devo lavorare il bordo del collo a coste, andrò, la prima maglia l'ho lavorata a dritto, dovrò lavorare una maglia a dritto e una maglia a rovescio per tutta la mia circonferenza. Quindi questa a rovescio, questa la lavoro a dritto, questa la lavoro a rovescio e procedo così fino alla fine del giro. Piano piano vi spostate le vostre maglie, le fate girare nella circonferenza e vi avviate queste e procedete così fino alla fine. Ho lavorato quasi tutta la mia circonferenza, ho l'ultima maglia che lavoro a rovescio, passo il mio marker in questo modo e inizio il secondo giro, il giro successivo. Ho lavorato prima la mia prima maglia a dritto e continuerò a lavorare sempre nello stesso modo, un dritto e un rovescio. Quindi dove ho le maglie a dritto lavoro le maglie a dritto, dove ho le maglie a rovescio lavoro a rovescio alternandole. In questo modo, quindi un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio e continuo così anche per i giri successivi fin tanto che lavorerò un bordo di un'altezza di 8 cm. Quindi creo questo mio primo bordo a coste di 8 cm. Questo è il bordo che ho realizzato, vedete? Eccolo qui, sono i nostri 8 cm. Adesso proseguirò la mia lavorazione, successivamente questo, che è il bordo del collo, andremo a ripiegarlo e andremo a cucirlo e a fissarlo nei giri successivi. Questo farà sì che avrò una lavorazione arrotondata nel bordo e voluminosa, quindi anche molto bella. Quindi terminato il mio giro, passo il marker e lavoro il primo giro a dritto. Quindi tutta la mia prima circonferenza, sempre col filo marrone e il lace marron glacé a dritto fino alla fine. Una volta terminato il mio giro, vedete qui ho il mio marker, quello che mi determina la suddivisione, cioè l'inizio del giro, ed ora questa circonferenza di 88 maglie vado a suddividerla con dei marker perché io devo andare ad iniziare a creare le righe dei raglan e quindi a fare degli aumenti. Vi faccio vedere come ho suddiviso per una taglia SM queste 88 maglie. Allora qui ho il marker di inizio giro. Quindi conterò ora 15 maglie e posizionerò un marker che è appunto la metà dell'anteriore davanti. Poi una volta posizionato il marker conterò 14 maglie e ne posizionerò un altro. Conterò 30 maglie che è la parte della schiena o del davanti, insomma indifferente, questa qua potrebbe essere tranquillamente la schiena. Poi altre 14 maglie per la manica e posiziono il marker e le altre 15 per la parte dell'altro dietro della maglia. Quindi li posiziono già, pertanto conto le mie 15 maglie e posiziono il marker.
Ecco qui io li ho posizionati, quindi faccio quello, metto il marker dell'inizio del giro con un colore diverso dagli altri quattro, quindi uso il verde per delimitare l'inizio giro perché appunto gli altri quattro determineranno le righe dei raglan. Quindi ho contato 15 maglie, ho posizionato il marker, 14 maglie che sono quelle delle spalle, ho messo il mio marker, 30 maglie ho posizionato il marker. 14 che sono le spalle ho posizionato il mio marker e altre 15 che sono appunto all'altra metà del dietro e ho messo il marker appunto a quello dell'inizio del giro. Ora riparto con un giro nuovo dove prima dei marker andrò a fare, come abbiamo visto per il cardigan emerald, andrò a fare degli aumenti e in questo caso cambiamo anche adesso il colore. Perché io vado a lavorare ora con il colore beige. Però che cosa faccio? Tolgo il filo del colore marrone e lascio il filo più sottile del colore marron glacé. La codina del filato lace verso sinistra e prendo la codina che ho tagliato del mohair marrone da questo lato. E quindi vedete la codina mobile la porto di qua. Prendo invece il nuovo gomitolo del colore beige e quindi ne lascio un pezzettino di codina lungo che vado a tenere da questo lato assieme al marrone che non mi serve più e quindi tiro bene e porto di qua i due fili mentre unisco il lace e il marron glacé da questo lato, quindi tenendo ben salde le due codine di qua e i due fili da questa parte di lavorazione faccio la mia maglia prendendo, vedete, in questo modo il filo dei colori marron glacé e beige. Prendo la codina da questa parte e faccio attorcigliare il filo in questo modo per fissarlo alle due maglie dietro e farò questa operazione praticamente sempre ad ogni cambio di colore. Dopodiché prendo le codine. Le passo insieme di qua assieme appunto ai fili di lavorazione e faccio la prima maglia lavorando tutti e quattro i fili insieme. Questo per fissare bene le maglie, i colori, praticamente il cambio dei colori e far sì che non ci siano gradini o si vengano a formare buchi. Riprendo le codine e le riporto nuovamente da questa parte, quindi io le ho fissate e procedo con la mia lavorazione a dritto fino a che non mi trovo in prossimità del mio marker per effettuare gli aumenti. Ora vedete, ho lavorato le mie maglie e mi sto avvicinando al marker, quello della spalla che delimita appunto il raglan della spalla, delle 14 maglie della spalla. Allora, io a questo punto ho una maglia sul ferro il marker. Che cosa faccio? Getto il filo, quindi faccio un gettato che nel giro successivo andrò a lavorare dritto ritorto, quindi creo così un aumento. Quindi faccio un gettato, lavoro questa maglia, passo il mio marker, lavoro la maglia successiva e poi faccio un gettato in questo modo. E lavoro le mie maglie a dritto fin tanto che mi avvicino all'altro marker. E questi saranno i passaggi sempre che farò quando trovo i miei marker. E quindi sono gli aumenti che io andrò a montare a giri alterni per far crescere la linea del raglan della mia maglia. Mi sto avvicinando all'altro marker, vedete ho due maglie, quindi lavoro la penultima, quindi mi resta una maglia prima del mio marker. Perciò faccio il mio gettato, lavoro la maglia, passo il mio marker, lavoro la maglia successiva e faccio un gettato. E lavoro tutte le mie maglie a dritto e mi comporto così in tutti i punti dove io ho i miei marker fino a che completo il mio giro. Ci vediamo quindi.
alla fine di questo giro. Ecco qui, ho finito di lavorare tutta la mia circonferenza. Siccome avevo fatto anche il cambio di colore prima, all'inizio di questo giro, che cosa faccio? Sempre per evitare gradini o buchi, appunto gradini di sfasamento dei colori. Ora, terminato il mio giro, passo il marker e la prima maglia non la lavoro, ma la passo da questa parte. Prendo di nuovo i fili, quelli delle codine e quello del filo principale, e li attorciglio nuovamente in questo modo, tirando bene le codine da questa parte in modo da fissare di non avere gradini o buchi di differenza, e riprendo la lavorazione del mio lavoro. Tiro bene la codina da questa parte in modo da non avere delle differenze poi di cambio giro, e continuo la lavorazione a maglia dritta fin tanto che mi avvicino al marker successivo, che è quello della linea del raglan della manica. Ecco qui, vedete, qui ho il marker e ho due maglie prima del marker. Questa, che è quella che abbiamo gettato, è l'aumento che abbiamo montato su nel giro precedente. Affinché non si vedano dei buchi, che in certi casi potrebbero essere anche decorativi per certe maglioni, per certe lavorazioni di maglioni, nel mio caso io non voglio appunto che si vedano buchetti decorativi, quindi vado a lavorare questa maglia non davanti, perché se la lavorassi così davanti a dritto si formerebbe il classico buchettino decorativo, ma la vado a lavorare presa dietro e quindi la lavoro a dritto ritorto. Perciò guardate, vi faccio vedere, la maglia è questa. Quindi io devo infilare il ferro dietro e la lavoro in questo modo. Perciò vado a chiudere il foro che si dovrebbe formare invece lavorandola dritto normalmente. Lavoro la maglia successiva, passo il mio marker, lavoro la maglia successiva normalmente. Qui ho la maglia che ho gettato, vedete, che è un po' lasca come maglia. Vado a prendere il filo dietro, vediamo se riesco a farvela vedere in questo modo, e lo vado a lavorare, ecco qui, a dritto ritorto, prendendola da dietro. Faccio tutti questi passaggi nei punti dove appunto ho i miei marker e dove ho segnato appunto dove ho fatto i miei aumenti di gettati. Ora ho terminato il mio giro di lavorazione e ho lavorato l'inizio del giro successivo, vedete? Rifaccio di nuovo il mio aumento perché qui ho il marker, ho la maglia, quindi a una maglia prima del marker io faccio il gettato, lavoro la maglia, passo il marker in questo modo, lavoro la mia maglia, quella successiva, e faccio nuovamente il gettato. Quindi a giri alterni procedo a lavorare in questo modo e piano piano avrò il mio sprone che crescerà. Guardate, lavorando così io vado a creare le linee dei raglan con gli aumenti, vedete? E quindi vado a dare ampiezza al mio maglione. Mano a mano che io vado a lavorare la mia maglia, cambierò il cavetto. Quindi inizialmente ho messo da 40. Quando vedo che poi ho tante maglie nel cavetto e la lavorazione inizia ad allargarsi, posso mettere quello da 60 a 80 e mano a mano ingrandirlo. E io consiglio appunto in prossimità della chiusura degli scalfi di montare il cavo da 150 affinché voi possiate proprio provare la maglia intorno a voi e decidere quando chiudere sotto al braccio le vostre maglie. Ora dovete lavorare, vi lascio continuare a lavorare da sole e dovete appunto creare delle fasce di colore. Quindi io ho lavorato ogni fascia, nel mio caso, per 11 cm. Quindi cosa ho fatto? Ho lavorato 11 cm con due filati per creare lo sfondo in beige, poi ho lavorato due giri
con il filato mohair beige ed ho inserito il colore dorato e mano a mano poi ho cambiato, ho creato appunto le altre fasce di colore successive. Ho continuato sempre 11 centimetri con il marrone e quando appunto ho lavorato il marrone mi sono trovata appunto a chiudere anche gli scalfi delle braccia. Poi cosa ho fatto? Dopo il marrone, ogni riga, ogni fascia sono circa 27 giri, quindi nel mio caso 11 centimetri. Per le taglie più grandi LXL potete lavorare una fascia un po' più grande, anche di 30-32 giri, e quindi fare 12-13 centimetri di fascia se lo volete un pochino più lungo. Dopo aver lavorato il marrone, ho sempre intervallato con due giri del filato mohair e dorato. Poi ho inserito la fascia color ruggine, col mohair ruggine e il filato lace malabrigo, altre due righette di filato dorato e poi alla fine un'altra fascia di beige fino a concludere con un bordo coste a 1 e 1 con il filato marrone. La linea del raglan, nel mio caso, e comunque l'ho fatto morbido, quindi non è, diciamo, mi veste molto morbido perché mi piaceva appunto dare un effetto così, è di 24-25 centimetri, guardate. Poi starà a voi appunto, in base alla vostra taglia, modulare appunto queste misure. Ora vediamo come dividere il lavoro nella parte centrale e lasciare in sospeso le nostre maniche e quindi continuare a lavorare la parte soltanto in circolo del corpo centrale e lasciare in sospensione le maniche. Ora vediamo come mettere in sospeso le nostre maniche e iniziare la lavorazione del corpo centrale della maglia. Io il mio maglione l'ho già realizzato, quindi vi faccio vedere, anche se non sono nel punto corretto appunto della divisione, solo vi faccio soltanto una simulazione. L'avevamo già visto fare per il cardigan emerald, il passaggio è sempre lo stesso. Naturalmente questa suddivisione l'andrò a fare dopo che io avrò fatto l'ultimo giro di aumenti e il giro successivo avrò lavorato i miei aumenti a dritto e ritorto. Quindi mi trovo ad aver lavorato l'ultimo giro di lavorazione, sono arrivata al marker che mi delimita l'inizio del giro, lavoro le mie maglie a dritto e fin tanto che incontro il mio marker, che è quello appunto che mi delimita la spalla, quindi la suddivisione della spalla, e io devo andare a mettere in sospeso le mie maglie. Innanzitutto ho lavorati i miei 25 cm della linea del raglan, vi faccio vedere, mi ritrovo nel mio caso con una circonferenza di 260 maglie, che non è detto appunto che sia la stessa per voi a seconda della taglia che state realizzando. E quindi queste 260 maglie fanno sì che io automaticamente nel mio ferro abbia 74 maglie per la parte del davanti, 56 maglie per le spalle e 37. Qui ho il mio marker del giro d'inizio lavoro. Adesso io sono qui, vedete, vi ho fatto vedere che io avevo il mio marker di inizio giro. Ho lavorato le mie maglie, quindi avevo il mio marker di inizio giro, ho lavorato le mie maglie fin tanto ad arrivare alla spalla e adesso vediamo come mettere in sospeso. Quindi lavoro l'ultima maglia che mi resta disponibile, prendo il mio ferro e lo porto in avanti per non perdere le maglie e automaticamente, si è tolto anche il marker, vado a mettere in sospensione le maglie della spalla. Allora, posso farlo in due modi. O prendo direttamente il cavetto da 40 cm, che così poi quando dovrò andare a riprendere le maglie mi basterà soltanto agganciare le punte del ferro. Quindi o mi prendo questo cavetto, fisso un tappo a un'estremità e all'altra metto una punta, in questo modo, e quindi mi passo tutte le maglie che ho dalla prima fino a dove ho il marcapunti e poi chiudo,
tolgo la punta e mi metto un altro tappino, e così ho bloccato le maglie della mia manica. Oppure posso prendere un ago e un filo di contrasto, un ago da lana, un filo di contrasto, e mano a mano passare le mie maglie in questo filo. Poi però successivamente dovrò riportare le maglie con questo filo nuovamente in un cavetto e un ferro. Quindi forse la cosa migliore è farlo già direttamente con il cavetto. E quindi mi passo tutte le maglie che ho con l'ago da lana in un filo di contrasto, in questo modo. Ecco qui. Questo è un esempio, tolgo il mio marker. Qui ho le mie maglie con il mio ago, le ho passate, vedete, questa è la manica che metto in sospeso, faccio il mio nodino affinché le maglie restino bloccate in questo modo e non scappino. Che cosa faccio quindi? Io riprendo il mio ferro qui e il mio filo, eccolo qui, ora prima di procedere a lavorare e di andare a chiudere il corpo centrale della maglia, monto delle maglie, perché così vado a dare ampiezza alla mia manica e anche mobilità al mio braccio. Quindi semplicemente prendo il filo in questo modo e nel mio caso ho visto che sono sufficienti montare 4 maglie, così, quindi ne monto semplicemente 4. E poi per le taglie più grandi potete montarne 6-8 e poi riprendo la mia lavorazione normalmente, fin tanto che arrivo all'altro marker, così. Sono arrivata all'altro marker, quindi prendo il mio ferro, lo porto in avanti affinché le maglie non mi scappino via, tolgo il marker e metto le maglie della manica in sospensione come ho fatto prima, stessa cosa. Vi consiglio di metterle direttamente in un cavetto da 40 e bloccarle con i tappini. Così dopo avrete già il cavetto pronto per procedere a lavorarle. Ecco qui, ho preso tutte le mie maglie, tolgo il marker, porto fuori anche questo ferro in avanti affinché le maglie non mi scappino. Ecco qui, passo il mio filo di contrasto, mi raccomando che sia di un colore diverso e ben deciso, che sia visibile, eventualmente se usate il filo, blocco le mie maglie e riprendo la mia lavorazione. Quindi da questa parte vado a fare la stessa cosa e aumento, cioè faccio 4 maglie, 2, 3 e 4, che sono quelle appunto che mi serviranno nell'altro sottobraccio. Dopodiché giusto un attimo questi fili volanti e riprendo la mia lavorazione della maglia normalmente. Vado a lavorare tutta la mia maglia fino al marker di inizio giro e procedo fino a, alle maniche dove abbiamo montato le 4 maglie. Vedete, questo è il marker di inizio giro, l'unico adesso che ho disponibile, perché tutti gli altri erano quelli dei raglan e li ho tolti, e vado a lavorare fin tanto che non incontro le 4 maglie che abbiamo montato in più. Ecco qui,
qui ci sono appunto le quattro maglie che ho montato, vedete la manica in sospensione, e io queste quattro maglie le vado a lavorare normalmente a dritto. Saranno un po' strettine adesso, quindi fate attenzione a non farvele scappare, ma proseguite ora tutta la lavorazione in tondo lavorandole normalmente. E quindi procedete con la lavorazione in tondo e alternando le fasce di colori, come vi ho spiegato, nulla di più semplice. Ecco qui, questo è il corpo centrale che io ho lavorato, e quindi dal sottobraccio fino alla base, compresa la fascetta, io ho lavorato per 33 centimetri. Quindi ho lavorato per 33 centimetri. Ho fatto un bordino di 4 centimetri. Naturalmente la lunghezza della maglia è a vostra scelta. Sapete che in questo caso le mie fasce di colore per la mia taglia io le ho fatte di 11 cm. Eventualmente, se volete una maglia un pochino più lunga, potete lavorare qualche giro di fascia di colore e, di numeri di giri maggiori rispetto a quelli che ho lavorato io. La chiusura delle maglie nei bordini l'abbiamo vista già anche per il cardigan emerald, e quando vado a chiudere le maglie lavoro sempre un giro dritto e un giro rovescio nella chiusura, per appunto mantenere il punto della costa. Ora vediamo come fare la cucitura del collo. Molto semplicemente lo facciamo alla fine della lavorazione del maglione, oppure dopo aver lavorato un bel pezzettone con il colore di contrasto. Molto semplicemente io prendo il bordo, che è questo, e lo piego nella parte interna, così a metà, e lo cucio, vedete, con lo stesso filato, con un filo di mohair dello stesso colore, dello stesso marrone, ovviamente l'ago da lana. Assolutamente mi raccomando, quando fate le cuciture, di non tirare il filo. La maglia deve essere morbida. Se tirate il filo, poi non riuscite più a farci passare la testa, quindi rischiate che la testa non ci passi più. Quindi mi raccomando, voi farete una cucitura leggerissima, leggerissima, e dovrà mantenere appunto la stessa circonferenza, vedete, ripiegata normale, quindi non dovrà arricciarsi. Prendete l'ago da lana, il filo di mohair marrone. Adesso io ve lo faccio vedere sul campione che ho, ovviamente non è. Prendete il vostro colletto dalla parte del dritto e lo ripiegate verso l'interno, così. Lo andate a sovrapporre bene ripiegato lungo tutta la circonferenza, magari fissandolo anche in dei punti, e piano piano mi andate a prendere le maglie dell'ultimo giro che abbiamo lavorato con il marrone, e con delicatezza mi andate a passare il filo di mohair in modo molto morbido tutto intorno, quindi in questo modo, le maglie quindi dell'ultimo punto e le maglie del bordo, e piano piano andate a fare questa cucitura senza tirare, mi raccomando. Vi consiglio, prima di fare appunto la cucitura, di ripiegare bene il bordo tutto intorno al vostro maglione e di andarlo a fissare su dei punti, in modo che non ci siano ricciature e che corrisponda appunto alla ripiegatura. Ora vediamo assieme come riprendere la lavorazione sulle nostre maniche. Una manica io l'ho già lavorata, e adesso andiamo a riprendere questa. Avevo messo in sospensione le maglie della manica con un filo di contrasto, ed ora prendiamo i nostri ferri. Io ho preso un cavetto da 40 e ho montato le punte corte. 40 è la circonferenza più piccola per poter lavorare la nostra manica, e ho agganciato le punte corte per appunto avere una lavorazione di una circonferenza piccola più agevole. Prendo le mie punte, se voglio in una
nell'altra estremità posso mettere anche un tappo se ho paura che passando le maglie possano scapparmi e con pazienza porto le maglie sul ferro in questo modo e poi un pochino alla volta, un pezzettino alla volta, sfilo il mio filo di contrasto e quindi pian pianino le recupero e le porto sul ferro per la lavorazione in questo modo. Come vedete, ho passato tutte le mie maglie sul cavetto circolare. Per poter proseguire ora con la lavorazione, devo prendere il filato dello stesso colore, quindi prendo il kid silk marrone e il lace marron glacé. E assemblo i miei fili, entrambi i fili, e porto una codina lunga dentro alla maglia, alla manica della maglia, che poi appunto sarà la codina che io andrò a nascondere. Tengo un bel pezzettone di filo. Ora io qui devo andare a raccogliere, nel mio caso, le quattro maglie che avevo lasciato in sospeso qui sotto, una, due, tre, quattro. Se io vado a raccogliere solo queste quattro maglie, qui nel fianchetto avrò comunque mi resterà un'apertura, mi resterà una parte un po' lasca che io dovrei poi andare a sistemarmi con le cuciture. Quindi io adesso non mi riprendo solo le quattro centrali, me ne riprendo anche due lateralmente, quindi una, due, le quattro centrali e altre due laterali. Quindi in totale sono 4 più 2, che sono 8 maglie. Quindi io prendo l'uncinetto e mi porto fuori, vedete, mi aggancio con il filo che ho inserito dentro la manica, porto fuori le mie due maglie, una e due, poi riprendo le quattro centrali, quindi una, due, tre e quattro, che sono quelle che avevo lasciato in sospeso, più due laterali, quindi una nel bordo, ne prendo anche due, ne raccolgo due laterali. Poi ci vuole un po' di pazienza naturalmente, quindi le due, le quattro e adesso altre due. In questo modo io avrò una lavorazione bella chiusa e non mi servirà prendere ago e filo per effettuare le cuciture. Ed ora queste sei maglie, con pazienza, le porto all'estremità dell'uncinetto e con pazienza me le passo nel ferro. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, 7 e 8, in questo modo. Queste quindi sono le 8 maglie totali che ho raccolto, le 4 centrali che avevo lasciato in sospeso più 2 per lato. Metto il mio marker quindi al centro di queste 8 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4, e trovo il centro della metà, diciamo, divido la mia circonferenza con questo marker che mi, diciamo, delimiterà l'inizio del mio lavoro e che andrà a trovarsi sotto proprio al mio sottobraccio, sotto l'ascella. Ed ora riprendo la lavorazione circolarmente, normalmente come abbiamo fatto finora, lavorando i miei giri sempre a diritto per tutta la mia circonferenza. Il cavetto da 40, essendo una circonferenza piccolina, mi aiuta a muovermi meglio ed evita che io in questa circonferenza, poiché ho diverse maglie disponibili, possa lavorare circolarmente senza usare le doppie punte, che magari per chi è principiante può essere un po' difficile.
Si può sempre comunque adottare per la lavorazione circolare della manica la tecnica del Magic Loop e noi l'andremo a vedere poi per lavorare i nostri polsini, perché con il polsino la circonferenza veramente si restringerà, dovremo fare delle diminuzioni e quindi abbiamo bisogno, la circonferenza sarà talmente piccola che non riusciremo più ad utilizzare il cavetto piccolo, ma vedremo assieme come lavorarle. Qui vedete, ho finito il mio giro, la mia circonferenza, quindi passo il marker e proseguo la mia lavorazione come ho fatto per il corpo della maglia, tranquillamente, lavorando appunto le mie righe di colore. Quindi dovrò rispettare sempre per ogni colore e per ogni stacco di colore gli stessi giri che ho adottato, che ho utilizzato per il corpo, quindi gli stessi giri della fascia di marrone, i due di dorato, il ruggine e poi il beige, il marron glacé, li dovrò appunto rispettare sempre anche per le mie maniche. Ora vi dico quanto ho lavorato io la mia manica dal sottobraccio fino al punto in cui poi effettuerò le diminuzioni per andare a lavorare il mio polsino. Quindi dal punto del sottobraccio, qui dello scalfo, qui fino al punto dove adesso inizierò a fare il polsino, io ho lavorato per 38 centimetri. Attenzione, perché questa è una misura molto indicativa, nel senso che io il maglione l'ho provato e ho valutato sulla mia fisicità e sulla mia lunghezza del braccio. Quindi vi consiglio di fare altrettanto e di fare le vostre valutazioni. La manica è bella lavorata, sempre un po' più lunga, quindi non è bello che o la facciamo a tre quarti oppure la lavoriamo di una bella lunghezza, insomma, che venga anche un pochino rimborsata. E naturalmente non ci si prova solo la maglia e si tiene il braccio teso per verificare la lunghezza, ma bisogna calcolare che poi il braccio si piega e quindi la piegatura del braccio, quando io per esempio sarò seduta e appoggerò le braccia su un tavolo, la manica si accorcerà. Quindi mi raccomando di tenere sempre la manica bella lunghetta, insomma, anche perché poi in questo caso il nostro polsino deve dare alla manica un po' di rimborso e creare un pochino lo sbuffo. Questa è la bellezza anche di questo maglioncino. Quindi adesso io ho deciso, vedete, ho lavorato appunto le mie fasce di colore, naturalmente della stessa lunghezza che avevo lavorato le fasce per il corpo centrale, quindi con il marrone. Vedete, dallo scalfo ho proseguito lavorando gli stessi giri, poi ho applicato gli stessi giri del color ruggine, gli stessi giri del marron glacé, poi naturalmente la manica dovevo allungarla, quindi ho proseguito con il marrone fino a che appunto indossandolo ho stabilito di quanto lavorarlo e adesso mi fermo per lavorare il mio polsino. Allora, per la mia misura avevo lasciato in sospeso per le braccia 56 maglie, ne abbiamo aggiunte, lasciate in sospese 4, aggiunte altre 2 per ogni lato, quindi 56 più 8 che poi ho raccolto, io mi sono trovata a lavorare una circonferenza di 64 maglie. Ora io ho un polso molto molto sottile, molto fino, e nel mio caso farò delle diminuzioni. Mi piace poi che il polsino sia bello comunque strettino e aderente. Nel mio caso da 64 maglie farò delle diminuzioni per portare le maglie a 38. E valutate voi, insomma, fate anche una prova mettendo il vostro polso dentro al maglione e valutate all'incirca quante diminuzioni fare a seconda se avete un polso più o meno grosso. Quindi io nel mio caso da 64 farò circa 24 diminuzioni e dopodiché andrò a lavorare il mio polsino a coste. Allora, ora per lavorare il polsino vedete che ho cambiato il cavo e ho messo un cavetto da 60 bello lungo, perché poi dividerò a metà e andrò a lavorare
con la tecnica del Magic Loop. Qui le più esperte possono lavorare con le doppie punte oppure lavoriamo il polsino adottando questa tecnica, lavorando avanti e indietro con la tecnica del Magic Loop. Intanto vediamo come fare le diminuzioni. Nella nostra circonferenza dobbiamo fare all'incirca le diminuzioni che ci serviranno per stringere il nostro polsino. Nel mio caso dovrò applicare 24 diminuzioni. Le diminuzioni le andrò a fare, allora termino il mio giro, sposto il marker e per le diminuzioni a intervalli regolari, quindi non tutta consecutiva nello stesso punto, andrò a lavorare due maglie assieme. Quindi prendo le maglie in questo modo e ho effettuato così una lavorazione. Mi raccomando, distribuite le vostre diminuzioni intorno alla vostra circonferenza. Quindi lavoro le due maglie assieme. Una volta che io avrò applicato le mie diminuzioni, avrò sul mio ferro 40 maglie. Vedete, ho i cavettini comunque più lunghi e la circonferenza è davvero piccolina, perché ovviamente è quella del polso. Come lavorare questa circonferenza? Noi avremo su dei cavetti da 60, meglio da 80, che sono belli lunghi. Andremo a piegare la nostra lavorazione circa a metà, quindi in questo modo, e porterò all'incirca, comunque alla metà, andrò a tirare il mio cavetto in questo modo e andrò ad allungarlo, facendo attenzione di non perdere naturalmente le maglie. Poi che cosa faccio? Il ferro, quello che tengo con la mano sinistra, lo spingo e lo porto così in avanti, mentre il cavetto di destra, con il cavetto di destra tiro il filo. Ora aggancio il mio filo per lavorare e quindi in questo modo io, vedete, ho la mobilità giusta per poter lavorare tranquillamente le mie maglie fino alla metà di questo ferro, quindi, e poi vediamo come proseguire quando siamo arrivati alla fine delle maglie. Io sono partita in quarta e ho sbagliato con la lavorazione delle maglie a dritto, ma ho sbagliato perché noi stiamo parlando del polsino e quindi adesso il nostro polsino andrà lavorato a coste 1-1 come abbiamo fatto anche per il collo. E quindi innanzitutto devo ricordarmi di cambiare le punte e di mettere quelle del numero 4, perché sto lavorando il polsino, non lo vado a lavorare con le punte più piccoline. E poi inizio la lavorazione a coste, quindi faccio una maglia a dritto e una maglia a rovescio, una maglia a dritto e una maglia a rovescio, fino ad arrivare alla fine di questa riga di maglie. Ecco qui, vedete, ho una maglia e sono arrivata, questa la devo lavorare nel mio caso a dritto, vedete, ho finito il ferro, quindi ho lavorato queste maglie, perciò giro il mio lavoro e faccio la stessa e identica cosa, quindi le mie maglie risulteranno sempre piegate a metà, così tiro il mio cavetto da questa parte per avvicinare il ferro, quello che tengo sulla sinistra, avvicino le maglie al ferro, tiro l'altro invece cavetto di destra per poter avere appunto una lavorazione agevole, sistemo il mio filo e riparto con la mia lavorazione a coste 1-1. Quindi adesso avevo lavorato un dritto e adesso parto con un rovescio. Dovete prenderci un po' la mano perché è una lavorazione, dovete girare quindi spesso questa piccola circonferenza, però insomma, per lavorare un pezzettino di un pezzo di polsino va più che bene.
e sicuramente è il metodo più semplice per chi è alle prime armi. Quindi proseguite così lavorando la circonferenza del vostro polsino. Anche per oggi il nostro video tutorial è giunto al termine. Spero di essere stata chiara e di potervi essere d'aiuto per realizzare il vostro Tentazioni d'autunno e perché no anche con dei colori diversi dai miei. E quindi aspetto adesso le vostre interpretazioni, lo sapete che mi piace tantissimo vedere poi le vostre realizzazioni e le aspetto pubblicate nel mio gruppo Facebook Il Filo Rosso. Vi abbraccio e vi aspetto al prossimo video tutorial. A prestissimo, ciao ciao!